Ciao ragazze, eccomi con un video tutorial sulla mia amica Elisa. Questa è lei struccata e questa è lei al termine del video. Ho fatto su di lei uno smokey eye adatto, diciamo, per un aperitivo, quindi bello sfumato ma portabile. Ecco la mia amica sorridente e bellissima. Iniziamo e vediamo come ho fatto. La mia amica ha precedentemente idratato il viso con una crema apposita che lei usa comprandola dal farmacista. Ora iniziamo truccando gli occhi, perché farò un trucco dove utilizzerò molte polveri, quindi per evitare un eccesso di fallout sulla base vado a truccare prima gli occhi. Ecco qui che estendo il mio primer potion della Urban Decay sia nella palpebra superiore che inferiore. Ora il primer si è asciugato e vado a sistemare le sopracciglia, prima pettinandole con uno scovolino, dopodiché andandole a riempire con il kit della Kiko, i Brow Expert Styling Kit numero 01, mettendo con il loro pennellino angolato l'ombretto in polvere più chiaro dove le sopracciglia sono più folte e quello più scuro dove invece le sopracciglia diventano un po' più rade. Dopo che ho sistemato entrambe le sopracciglia e sono felice ovviamente del risultato finale, qui vado ad insistere sull'inizio delle sopracciglia, vedete, vado a fissare il tutto con il gel mascara trasparente, l'Eyebrow Designer Gel Mascara della Kiko, che la mia amica mi ha confidato non aver mai utilizzato, mentre invece è fondamentale soprattutto con questo caldo, perché col sudore altrimenti rischieremmo che il lavoro fatto alle sopracciglia vada sprecato. Ora vado a mettere con un pennello a setole piatte l'eyeliner in gel della Kiko, quello nero, lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile e mi servirà da base per l'ombretto in polvere che vado a mettere successivamente. Dopo che ho steso l'eyeliner su tutta la palpebra con il mio pennello piatto, vado a prelevare un po' di ombretto marrone con delle iridescenze violacee dalla mia palette Bella Oggi, di cui vi ho parlato in vari video che ho comprato a Firenze. Vado a portare un po' il prodotto sopra l'arcata, ma portandolo verso l'alto all'esterno. Vado a sfumare il tutto con il mio pennello della Essence della ultima collezione, vado a pulire un po' di fallout. Ho messo un po' di marrone opaco nella piega dell'occhio, ora con un pennello a penna, prelevando un po' di ombretto viola opaco, vado a fare la V esterna. Quando sono soddisfatta, vado a sfumare ulteriormente il tutto con un pennello pulito, così da non far vedere la transizione tra l'ombretto marrone che ho utilizzato nella piega, l'ombretto marrone con delle iridescenze viola sopra l'eyeliner. Poi vado a prendere un pennellino d'eyeliner, prelevo un po' di marrone dalla Creamy Touch della Kiko, numero 103, della collezione Tribe mi sembra. Ne prelevo un po' e vado a tracciare la mia linea di eyeliner proprio nell'attaccatura delle ciglia. Vado a mettere un po' di ombretto, questo è della Essence, l'Effect Eyeshadow, per dare luminosità alla palpebra. Lo picchietto sopra la palpebra mobile, vedete già la differenza. Prendo un ombretto bianco illuminante e lo pongo sotto l'arcata sopraccigliare, dopodiché vado a mettere nel dotto lacrimale la matita numero 106 duo, sempre della Kiko, utilizzo ovviamente la parte bianca. Vado a prendere nuovamente un po' del marrone della Creamy Touch con il pennello angolato e vado a delineare le ciglia inferiori e faccio da base all'ombretto in polvere che andrò a mettere anche nelle ciglia inferiori, che è quell'ombretto marrone con le iridescenze viola che ho messo sopra l'eyeliner in gel della Kiko. Quindi qui vedete, metto la parte, diciamo, cremosa. Ora vado a mettere la parte invece in polvere
così da essere sicuro che il tutto rimanga fermo dov'è, avendo messo già il mascara e poi il primer e poi una base cremosa. Vado a mettere la matita color burro della Kiko, questa è la Sumptuous Casual numero 01. Metto il base mascara della Essence, così da dare più volume alle ciglia. Mi concentro soprattutto sulla parte finale. Vado a mettere l'I Love Extreme, sempre della Essence. Ora vi faccio vedere come nell'altro occhio piego l'applicatore e lo ruoteo, così da permettere una migliore lavorazione del prodotto, che è molto pastoso, quindi diventa sempre complicato, perché se non lo si lavora bene va a creare dei grumi e ad appiccicare, diciamo, le ciglia tra di loro. Vedete, quando vi dicevo che roteo il tutto, così da permettere un effetto ancora migliore. Dopodiché vado a togliere tutto il fallout delle guance con un pennello a ventaglio, così posso iniziare la mia base, la base che comincio proprio con una base rosata. Ecco che vado ancora a sfumare ulteriormente. Utilizzo, come dicevo, una base da fondotinta, quindi un primer con un sottotono rosato, questo è della Yves Rocher, così da dare uniformità all'incarnato e luminosità. Vado a mettere con la spugnetta della Real Technique un fondotinta in crema, rosé, il numero 200, parto dal centro del viso per arrivare alla fine, sotto gli occhi utilizzo la parte a punta per essere ancora più precisa. Quando ho sfumato il tutto e ho fatto asciugare la mia base, perché ricordiamoci che la base va comunque fatta asciugare e ossidare, unire a tutta la pelle del viso, quando sono soddisfatta, ovviamente portando il tutto anche sul collo e sulle orecchie, perché il tutto deve essere uniforme, non dimentichiamoci mai questi passaggi, devo andare a fissare il tutto con una cipria e vado ad utilizzare il mio pennello da cipria, la cipria in polvere libera della Yves Rocher. Vado a scaldare l'incarnato con dei movimenti circolari utilizzando il blush illuminante Sun Club della Essence, utilizzando quindi sia la parte scura, chiara che brillantinata, e vado a fare dei movimenti circolari su tutto il viso per dare appunto calore, per scaldare tutto l'incarnato. Vado a fare un po' di contouring con la mia cipria colorata della Benecos per dare, ovviamente, per scolpire gli zigomi, utilizzando questa volta un pennello angolato. Vedete, vado a dare subito un volume e vado ad assottigliare tutte le guance. Dopodiché, per dare colore finale, utilizzo il blush della Kiko, questo che avevo preso in offerta, che deve essere distante due dita dal naso. Vado ad applicarlo e poi lo vado a sfumare con le dita. Laddove dovessi accorgermi che una parte, una guancia, fosse un po' più scura dell'altra, vado a picchiettare con la mia spugnetta sporca di fondotinta, così si uniformerà il tutto. Riprendo la Sun Club della Essence e metto solo la parte illuminante col dito sopra lo zigomo e sull'arco di Cupido. Dopodiché vado a mettere il gloss per dare colore alle labbra e nello stesso tempo per dare luminosità, ma senza eccedere, dato che già gli occhi sono molto carichi. Ecco quindi terminato il mio trucco smokey eye. Spero che vi sia piaciuto e ora vi pongo le foto della parte finale che vi ho fatto vedere all'inizio. Io sono molto soddisfatta, alla mia amica è piaciuto molto, vedete, ho aggiustato i capelli e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze, a presto. Muah!